Benvenuti e benvenute, siamo al sesto episodio della saga Hammer of Fury. Nell'episodio precedente, vi ricordo, avevamo sconfitto il leader dei banditi che teneva prigionieri alcuni abitanti del villaggio. Oggi inizierei invece con qualcosa di un po' più blando, delle missioni che riguardano la storia principale del gioco. E quindi andiamo in cerca dell'urna di Gorn. Quindi questo in cui entriamo ora è il luogo della missione. Mia, che brutti, quelli sono pulci giganti. E questa è una pulce gigantesca invece, pure resistente agli attacchi. Vabbè, l'abbiamo sconfitta. E quelle cosa sono? Pustole, che... Ah, no, sono bozzoli. Sono i bozzoli da cui nascono quegli insetti. Ah, vedi. Però che schifo. Questi esseri giganteschi sono una bella seccatura, perché come vedete spesso e volentieri resistono agli attacchi. Però per nostra fortuna sono lenti. Ciao, sorrisone! Dai. Oh, bene, alleluia. Ce n'è un altro? No, vabbè, non posso crederci. Ok, sconfitto anche questo. Due. Quando uno non è sufficiente ne mandano due. Sul serio, per fortuna porto sempre una buona scorta di pozioni di cura, perché altrimenti in certe situazioni saremmo proprio spacciati.
Bosch, abbiamo il Bosch. Questo è ancora più grosso di quelli di prima. È altrettanto resistente. Bene, allora recuperiamo l'urna e torniamo al villaggio. Eccoci qua. Urna di Goran. Bene. Scorta di pozioni. Adesso che facciamo? Beh, intanto salviamo. Bene. E facciamo un'altra qui. Vediamo cosa c'è. Allora, i cittadini vengono attaccati da un numero sempre maggiore di scheletri guerrieri. Elimina gli scheletri guerrieri nelle catacombe. Ok, allora andiamo in cerca. Propfang Catacomba. Eccoci qua. Dai, ok, ce l'abbiamo fatta. Allora, ormai dovremmo, sottolineo, dovremmo, no, non sottolineo niente perché ci siamo al boss, ok. Bene, possiamo tornare al villaggio. Allora i pipistrelli lasciamoli perdere se possiamo. Bene, adesso andiamo dalla nostra amica commerciante di pozioni. Credo che ormai quella nostra amica abbia estinto il mutuo della casa con tutte le pozioni che abbiamo comprato da lei. Adesso cosa facciamo? Io pensavo di andare qui, in questa zona, perché avevo visto un signore con una missione qui prima. Eccolo qua. Allora, le rune, fuoco. Allora, trova una runa del fuoco. Sono Kun.
Ok, questo è allora è un personaggio che crea le rune. Ci sono sette rune attorno al villaggio di Sixfence, scusate. Allora, lui sente le rune, 5000 gradi di lava infernale. Non ho fatto in tempo a leggere, ok. Allora, spiegalo anche a noi in modo semplice. Allora, c'è una runa del fuoco nelle cave dell'acqua scura. Ok. Queste sono le cave dell'acqua scura, andiamo a recuperare la runa del fuoco. Ok, abbiamo sconfitto anche questo gruppo. Ciao, amico di quello di prima. Ma siete gemelli? Cioè, non lo so, uguali sono. Boss, bene, allora praticamente siamo alla fine di questa missione. Quante missioni abbiamo fatto? 3, 4, questa dovrebbe essere la terza, mi pare. Quindi abbiamo fatto un sacco di cose. No, non è finita. Pensavo che avremmo trovato la runa in quel punto, invece no. Sarà la volta buona? Saranno i boss giusti? Vediamo. No, no, sì, ok, perfetto. Abbiamo trovato la runa del fuoco. Ok, ci siamo liberati degli scocciatori. Hai trovato la runa del fuoco, bene. Se la inseriremo in un'arma ci garantirà il potere del fuoco, i poteri del fuoco, benissimo. Allora adesso cosa possiamo fare? Qui ce n'è un altro. Allora, intanto salviamo, una cosa alla volta, salviamo, bene. Qui c'è questo ragazzo. Allora, trova un uovo di slime dalla cava slime. Allora,
Cosa è successo? Vorrei solo vedere Lon felice. Adesso il suo viso è triste perché il suo amato slime è scomparso. Ha detto che non ha bisogno di un nuovo slime, però. Allora, la risposta di una donna non è mai quello, non è mai la risposta del suo cuore, che c'è nel suo cuore. Ok, allora praticamente dobbiamo trovare questo uovo di slime, penso, qui nella cava degli slime dove siamo già stati molte volte. Dai, bene. Siamo a un boss. Però non penso che abbiamo già terminato la missione perché è presto. Cioè, secondo me è presto. Infatti, ci hanno aperto la via per la prossima area. Qui abbiamo due bei mostri giganti. Ok, bene. Ancora mostri giganti e ormai dovremmo esserci, penso, perché non sono i primi due mostri giganteschi che affrontiamo. Infatti, eccolo qui, abbiamo trovato l'uovo di slime. Sì, io non voglio immaginare com'è un uovo di slime, perché prima abbiamo visto quello, i bozzoli di quegli scarafaggi schifosi, adesso questo non voglio neanche immaginare come. Comunque abbiamo completato la missione. Bene ragazzi, io direi che torniamo al villaggio e per oggi ci fermiamo qui anche perché abbiamo fatto ben 4 missioni. Io vi ringrazio per aver visto il video, spero vi sia piaciuto. Vi invito a iscrivervi al mio canale, mettermi un bel mi piace, commentare, condividere e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi!